puntuali come ogni lunedì, buonasera dallo studio centrale di TV6 per un nuovo numero di replay. Si accentua la crisi del Pescara, 3 punti in 2 partite contro Teramo, Pontedera e Lucca. Squadra allo sbando, allenatore visionario anche per le dichiarazioni di fine partita. La società ufficialmente continua a dare fiducia al tecnico siciliano, anche se i rumors delle ultime ore potrebbero far pensare a qualche notizia clamorosa. Il dispendioso mercato di gennaio non è stato coronato dal lavoro sul campo. Una stagione finora quasi fallimentare. Dicevamo di ore decisive per il futuro di Auteri, perché ci sono state delle valutazioni nella giornata di oggi, dei contatti anche con altri allenatori che corrispondono al nome di Luciano Zauri e Gigi Di Biagio. Però la società ufficialmente, lo ripetiamo ancora, continua a dare fiducia al tecnico biancoazzurro, che oggi ha diretto anche l'allenamento. Buonasera ad Andrea Costantini per le altre notizie della giornata. Buonasera, buonasera Enrico. Sì, intanto si sta giocando un posticipo in Serie A, 0-0 il parziale tra Milan e Bologna. In precedenza si è concluso quello tra Verona e Genoa con vittoria del Verona per 1-0. Un'altra notizia importante arriva sul fronte deferimento da parte della Procura Federale. Sappiamo come lo scorso fine settimana questo deferimento è arrivato al pari di altri 10 club, un deferimento a carico del Pescara per la vicenda plusvalenze, un deferimento che però non prende in considerazione il comma 2. Al Pescara si contesta, come alle altre società, soltanto il comma 1, il comma 2 soltanto per Pisa e Parma, quindi in caso dovesse andare male, insomma, al massimo sarebbe comminata una ammenda. Ebbene, c'è la data dell'udienza, in realtà sono più date, perché le discussioni ci saranno il 12, 14 e 15 di aprile, sempre in videoconferenza, e dopo il 15 di aprile chiaramente si saprà quello che è il verdetto del Tribunale Federale Nazionale. A te. Per quanto riguarda invece i posticipi, Andrea? Sempre 0-0 a San Siro tra Milan e Bologna, e già concluso quello del Bentegodi con la vittoria del Verona 1-0 sul Genoa. E poi ci darai notizie anche sul posticipo della Serie C, non è il girone del Pescara. Dunque divideremo la trasmissione in due fasi, analizzeremo il risultato negativo di ieri a Lucca, le dichiarazioni dell'allenatore, anche del bomber Ferrari, l'unico che ha chiesto scusa a fine partita. Dunque poi parleremo anche delle eventuali novità che potrebbero esserci, usiamo sempre il condizionale. I nostri ospiti, ritroviamo un ex calciatore del Pescara vestito la casacca biancoazzurra per 4 anni, un portiere che ha lasciato un ottimo ricordo, poi ha avuto anche delle esperienze in panchina. Ecco noi Paolo Bordoni. Buonasera e grazie Bordoni. Ciao, per aver accettato il nostro invito. Sempre giovane, nonostante qualche capello bianco. Speriamo di mantenerci così, dai. Un saluto a Totò De Leonardis. Buonasera, buonasera a Totò. Buonasera. Questa sera più tranquillo del solito. No, non parlo. Torna nel nostro studio anche il docente universitario di psicologia, il dottor Pietro Literio. Buonasera Pietro, buonasera a tutti, anche giornalista, grazie. Quindi il calcio lo conosci a fondo, almeno per quanto riguarda il Pescara. Assolutamente, il mio primo amore. Grazie, un bentornato in studio anche a Francesco Di Francesco. Buonasera, buonasera Francesco. Salve. E un ben rivisto a Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Buonasera. Allora, prima di iniziare con i vostri vari commenti, direi subito di risentire qualche momento della conferenza stampa di Auteri, che ha scatenato ancora di più la rabbia. Dopo la sconfitta è arrivata anche questa lettura della partita, che ai più è apparsa veramente fuori dalla realtà. Andiamo a sentire Auteri. No, voi siete sempre con questo spirito, secondo me, ipercritico, che da altre parti non ci avviene. Secondo me invece abbiamo fatto una buona partita, poi è chiaro che anche all'inizio del secondo tempo, poi è chiaro che nel giro di 1 minuto e mezzo prendiamo 2 gol evitabili. La partita si incanala su un certo risultato, poi ci abbiamo provato fino alla fine. La partita è stata equilibrata, noi l'abbiamo anche giocata
bene, con delle situazioni importanti nel primo tempo, ma anche all'inizio del secondo tempo siamo partiti bene. Ma noi dobbiamo andare avanti, perché non è che qui, siccome io dico, voi a volte prendete degli spunti, siccome io dico partire da dentro fuori, è normale che una partita da dentro fuori, perché se vuoi perseguire obiettivi importanti devi giocare per vincere, poi non avviene. Ma si analizzano anche le partite, di sicuro il Pescara non è una squadra allo sbando, non è una squadra... Oggi ci ha detto male, i motivi li ho detti, non li voglio neanche ripetere, perché chiaramente è normale che c'è arrabbiatura, c'è delusione, c'è amarezza, ma chi è che noi viviamo di calcio, quindi non è che i risultati ci scivolano addosso, assolutamente no. Questo era Auteri a fine partita. Sui quotidiani di oggi abbiamo letto anche le dichiarazioni del presidente Sebastiani, che non è affatto d'accordo con l'analisi del proprio allenatore. Più tardi sentiremo anche Ferrari, che chiede scusa ai tifosi proprio perché la prestazione è stata negativa. Vorrei subito iniziare, perché uno di solito dice qui c'è bisogno dello psicologo. Sì, noi l'abbiamo in studio, perché come può succedere? È una strategia quella di Auteri di non raccontare la partita nella sua realtà, oppure veramente la sua lettura è fuori dal normale? Come se lo segui? Secondo me entrambe le cose, perché in alcuni tratti il Pescara ha potuto anche giocare bene, solo che lui analizza la singola partita. Qui bisogna tener conto del trend, quello che avete detto voi, le ultime tre partite, tre punti. Quindi c'è un'involuzione del gioco. Io poi chiederei ad Auteri come spiega la differenza tra la partita di ieri e la partita col Cesena. Questa differenza di intensità, di aggressività, e abbiamo visto un calcio bellissimo. Come lo spiega lui? Perché poi il Pescara, come dire, ha dei cali di prestazione così netti, così evidenti, soprattutto dopo che subisce i gol? È chiaro che qui fa il pompiere. Sul piano tecnico, però qui fa il pompiere. Torno alla domanda iniziale. Lui ogni volta sostiene che le prestazioni sono state positive, quindi è lì che sorprende ancora di più. Beh, si difende, protegge se stesso e la squadra, perché lui sa benissimo di essere in discussione, quindi è chiaro che lui sottolinea più il bicchiere mezzo pieno, ma non è così, fa parte del gioco. È chiaro che si tutela e tutela la squadra, secondo me, in questo modo. Francesco, vengo subito da te. Ma io ho difficoltà nel capire queste dichiarazioni, questi atteggiamenti dell'allenatore. Mi verrebbe da pensare che fanno il pari con l'atteggiamento della squadra, che passa da alterna prestazioni accettabili, prestazioni negative nel gioco e nel risultato, a partite nelle quali ha fatto vedere di avere delle risorse tecniche e anche caratteriali per poter competere a alti livelli. Lo ha fatto contro il Cesena, a Modena non meritava di perdere. È difficile trovare una spiegazione, perché bisognerebbe mettersi magari in una stanza da soli con Auteri oppure nel confessionale e chiedergli sì, ma se su 100 persone 101 vedono una cosa e tu ne vedi un'altra, due sono le cose. Noi siamo comuni mortali e quindi vediamo come possiamo vedere, e quindi lui, mentre è di un altro livello, capisce talmente tanto di calcio che vede delle cose che noi non vediamo. Comunque è assurdo, ma io aggiungo anche che non pensavo che avesse tanta pazienza, tanto spirito di sopportazione il presidente Sebastiani nel restare ancora con Auteri. Allora, Riccardo, lui all'inizio della conferenza stampa ha subito detto: voi siete sempre ipercritici, stiamo sbagliando qualcosa anche noi, cioè noi come mass media, come sportivi, che chiediamo troppo a lui e alla squadra, oppure non è così? No. Ma una delle questioni che a Pescara sento da tempo è che non ci sono giornalisti critici verso la squadra e verso la società, e tendo a smentire questo, perché l'allenatore dice che siamo ipercritici. Quindi qualcosa c'è che non va. Sicuramente io metto sia Auteri che la squadra, perché non dimentichiamo che noi adesso ci concentriamo sulle dichiarazioni di questo personaggio, che veramente è molto particolare, perché di fronte alla storia di una partita lui è già, lo fa ormai in maniera ripetitiva, di
di dire delle cose non vere, però c'è anche da dire che la squadra, al di là di chi è in panchina, ha avuto degli atteggiamenti, dei comportamenti veramente irritanti. Io ti dico, fossi il presidente, li metterei tutti in ritiro subito, immediatamente, ma il ritiro vero, quello che si faceva una volta, dove gli tolgo anche il telefonino, che li lascio lì concentrati. Alla Gaucci, insomma. Peggio di Gaucci. Ma no, perché non è possibile vedere dei comportamenti di una squadra svogliata nelle partite dove il presidente e l'allenatore, cioè le due persone più rappresentative, chiedono di giocare 5 finali. E tu vai in campo giocando alla Viva il Parroco, non avendo gioco, non avendo grinta, non avendo voglia. Poi io ieri in televisione parlavo di rabbia agonistica, invece questi usano il nervosismo, che è un'altra cosa. La rabbia agonistica è quella che abbiamo visto ieri sera nella partita di Juventus-Inter, dove le squadre vogliono vincere, si picchiano anche, sempre in maniera corretta. Invece qua la squadra proprio non ho visto un fallo, cioè, per dirti, non mi ricordo di un fallo cattivo, non l'ho visto, parlo sempre di gioco. Quindi una squadra così, e l'allenatore, la sua colpa è quella di non trasmettere determinate cose. Però devo dire l'ultima cosa, però ci sono anche dei giocatori che alternano delle partite esaltanti e delle partite. Rauti ieri ha fatto una partita disarmante, la settimana scorsa ha fatto una partita, è tutto un alternarsi. Allora, Totò De Leonardis non ha alternato i suoi commenti, le sue valutazioni, perché dalla prima giornata ha pesato questo allenatore. In alcuni momenti la squadra ha offerto anche delle prestazioni positive, però a lui non ha mai convinto Gaetano Autere. Adesso, a prescindere da quello che fa in conferenza stampa, è relativo, perché se poi sul campo arriva il suo lavoro, sarebbe anche limitativo, no, criticare Autere per le interviste del post gara. Autere viene criticato per la sua professione, per l'allenatore, e di conseguenza ci ritroviamo a fare dei discorsi che sono nati già all'inizio della stagione. A chi sostiene, ma questa squadra ha offerto delle buone prestazioni a Modena e con il Cesena, qual è la tua risposta? Sono frutto del caso, oppure questa squadra ha una striscia tecnica elevata e quindi in tali circostanze si ritrovano da soli i giocatori, oppure questo allenatore non riesce ad entrare sempre nella testa dei suoi atleti? Totò. Ma sì, a parte quello che dici, per la verità mi fa ridere, perché non è la prima volta che queste esternazioni le sta facendo all'inizio del campionato. Cioè, lui pensa sempre un'altra partita, quindi a me fa ridere, perché è quasi comico quello che, quando lo sento. Il problema reale se resta lui, cioè la gestione, io lo ripeto dall'inizio, la gestione di questa squadra non è vero che alterna, cioè ha fatto qualche partita, cioè la partita, noi ripartiamo, la partita di Cesena, oltre quelle sono state 5 in cui il Pescara ha fatto ridere, cioè la partita di ieri. Non è questione di giocare, cioè i giocatori, mettiamoci d'accordo, o è una squadra comunque competitiva oppure non lo è, perché è inutile che andiamo a vedere se non fa il fallo, se non c'ha la grinta. Sono contorni, secondo me. La classifica dice che è competitiva, però. Ma no, competitiva. Allora, guarda, questo girone di ritorno, nelle ultime 5 partite, il Pescara ha preso appena un punto in più rispetto allo stesso periodo, certo, del girone d'andata, certo, certo. Per cui sempre fallimentare, nel senso che ha preso 5 punti, voglio dire, certo. Il problema è ce lo portiamo avanti dall'inizio del campionato, dalla terza giornata, perché noi ricordiamo che le prime 2-3 giornate ci eravamo pure saltati perché ci piaceva la squadra, perché ci piacevano i giocatori, per come giocava e via dicendo. Questo è sfumato, soprattutto per come l'ha gestita, l'ha portata avanti lui. Sì. Un esempio di gestione la faccio pure ieri, voglio dire, serviva la partita precedente, dopo lo chiederò pure all'esperto del ruolo. La partita precedente, Iacobucci è stato il migliore in campo, 7,5, 8, cioè, esatto. Serviva, voglio dire, rimettere Sorrentino, che tra l'altro era stato 10 giorni fuori, era stato con la nazionale, eccetera. Che senso ha? Cioè, assolutamente, tra l'altro. Che poi di Sorrentino e Iacobucci ci può parlare proprio Paolo Bordoni. Paolo, perché ha scoperto Sorrentino, esatto, e ha conosciuto anche Iacobucci. Però, esatto, prima di entrare nel dettaglio. Ma io dicevo appunto proprio come scelta
come esempio di come lui sta gestendo, sì, questa squadra dall'inizio. Non è un caso, ancora adesso non sappiamo bene sta partita famosa del Cesena, ok, è stata una partita che ha azzeccato, fine. Dopodiché che abbiamo visto, prima di Cesena c'era stata Olbia, ricordiamocelo, voglio dire, non è questione. Dove anche lì a fine partita, con la vittoria come era arrivata, disse che il Pescara aveva dominato. Tenuto campo, cioè, bene la partita di ieri. Diciamo anche che Pompetti dipendente il Pescara, ieri mancava. Sì, mancava Pompetti, diciamo pure, però questo. Pompetti lo sto ripetendo da tempo, Pompetti è alle prese con problemi fisici, voglio dire. Ma Cesena ha giocato benissimo, si è fatto la partita, e dopodiché si deve fermare, va avanti con le punture, dai ragazzi, di che stiamo a parlare? Il problema è quello, non è questione che manca Pompetti, manca proprio la squadra nel suo insieme, come che sia affidabile. Noi ci aspettavamo che dopo il mercato, che sicuramente è stato un buon mercato tra Derisi e Pontisso, voglio dire, dopo il mercato, che questa squadra avesse una fisionomia, un atteggiamento da squadra che vuole arrivare ai playoff nel migliore dei modi. Ma se cambi i giocatori continuamente, la fisionomia è difficile trovarla. Scusami, se cambi continuamente è proprio la quello squadra. Che sto ripetendo dall'inizio, esatto, del campionato. Scusami, a parte quello, perché chiaramente ci sono problemi che lui non è riuscito, ma li ha addirittura moltiplicati i problemi di questa squadra. La partita di ieri, primo tempo, Pescara non ha beccato palla, praticamente la palla l'ha avuto sempre la Lucchese, e tu mi dici che sono stati 2 minuti che hanno condizionato la partita, che ci fosse. Lui va sempre nel piccolo dettaglio, anche quando deve parlare della partita, di come è andata, ti dà qualche dettaglio, il passaggino sbagliato, tutte queste fesserie che, vuol dire, a me sorprende dall'inizio il fatto che sia ancora alla guida della squadra, perché insomma credo che in altre situazioni lo stesso presidente probabilmente l'avrebbe cambiato 10 volte, però vuol dire, è questo che non capisco. Allora, è chiaro adesso, sicuramente Sebastiani le sta pensando tutte. Ma credo, ecco, che ormai ripetiamo, adesso avremo anche una prova sarebbe di un contatto con un altro allenatore che c'è stato in giornata, quindi Oteri è stato ufficialmente confermato, ma sono stati contattati altri 2 allenatori, adesso avremo anche una prova fotografica, perché poi oggi con i social si riesce se vai a cena con una donna, perché ti possono beccare. Hai visto che ti hanno beccato, te l'ho detto, che ti beccavano. Vabbè. Allora, dopo torno da te. È il momento del cambio della guida, punto, sì, e basta. Allora, Paolo Bordoni, che ha tanta esperienza alle spalle, è stato anche allenatore, quindi ha vissuto anche in prima persona situazioni, non dico simili, però il calcio lo conosce a meno dito. Allora, Pescara è stata sempre una piazza rumorosa, polemica, no? Tu ne sai qualcosa. A 3 giornate dalla fine del campionato si può già fare un bilancio delle cose che non sono andate per il verso giusto e delle cose poche e positive. Come ti senti di giudicare questo primo anno di Serie C per il Pescara? La C è un inferno, tu l'hai vinta, però erano tempi diversi. Ma si andava incontro a tutte queste difficoltà? Ma erano tempi diversi, dove anche, diciamo, il livello era, diciamo, molto più alto. Secondo me quello che mancato un po' a Pescara è stata la continuità di rendimento. Quando in un campionato come la C, che la continuità è la cosa più importante, secondo me cominci a alternare risultati buoni a non buoni, vinci, perdi, pareggi, vinci, riperdi, va incontro alla mancanza di sicurezza sia all'interno della squadra che magari anche lo stesso allenatore non riesce a trovare la strada giusta per poter indirizzare la squadra in un determinato modo. Però c'è anche questo mercato di gennaio, dove la società ha continuato a investire, però certo, la rotta non è cambiata. Io penso che l'anno più importante per una squadra che retrocede è quello subito dopo. Vedi, io faccio riferimento al Perugia dell'anno scorso, che è retrocesso, ha ricambiato tutto, è partito a 3.000, ha vinto subito il campionato. Quello che magari potevano cercare di fare anche qua. Però ecco, la cosa che poi diventerà difficile, se non si, io spero con tutto il cuore che riescano a vincere i play-off e tornare in Serie B, che è la categoria che... Però Bari ha impiegato 4 anni, Padova il terzo anno. Il problema è che non sfruttando magari il primo anno, poi diventa difficile, perché cominci a trovarti nei meandri della C, dove è sempre più difficile uscire. Come dici te, il Bari è tornato in A quest'anno dopo 4 anni, certo. Squadre blasonate non riescono a recuperare. Adesso ci sarà Reggiana che ritorna,
quando giocavo io c'era Modena, Reggiana, Padova, tutte squadre importanti che erano in C, però sono ritornate in B. Ma vedi, scusami, questo è molto, molto, molto difficile secondo me. Adesso vengo da te, Francesco, perché noi siamo sempre presenti sull'attualità, c'è una redazione che sta lavorando, in apertura abbiamo dato di contatti che ci sono stati con alcuni allenatori, Luciano Zauri, Gigi Di Biagio, e c'è proprio la prova che dell'incontro di oggi a Carzoli tra il direttore sportivo Matteassi ed il tecnico Gigi Di Biagio. Cambierà qualcosa, non servirà a nulla, però è la testimonianza che la società si sta guardando intorno. Poi può darsi che resti Auteri, sono ore decisive, e questa è una foto, ripetiamo, oggi con i social si riesce a fare di tutto, quindi il contatto c'è stato. Che significato ha tutto questo, Antonio? Eventualmente la società si sta guardando intorno, sta pensando, non è detto che poi Auteri vada via. Sì, però sta pensando. Non credo che stiano parlando di padel, perché credo che Di Biagio si interessi più di padel attualmente negli ultimi anni, però sicuramente si sta guardando intorno. Del resto, la dichiarazione di ieri, per la prima volta dall'inizio del campionato, in cui il presidente è stato critico con il suo allenatore, dicendo non sottoscrivendo tutto quello che lui aveva detto, aveva farneticato durante la sua solita conferenza stampa, fa capire che ci sta questa volontà comunque di arrivare, anche perché adesso finalmente, voglio dire, è finito questo tormentone del terzo posto per due mesi. A giornali unificati si è parlato solo di questo terzo posto, come se fosse la promozione. Il problema era che il Pescara non giocava per arrivare al terzo posto, purtroppo non aveva la continuità. Ripeto, Cesena è stato una parentesi in un mare di partite che non ci hanno soddisfatto. Per cui spero che stia facendo sul serio, nel senso di trovare una spinta per cercare di recuperare quello che si è perso finora, alla fine. Vorresti dire anche agli altri amici di Terio, sì, Francesco, sì, e Riccardo, su questi rumors della giornata, anche su queste prove, perché... Secondo me è un modo per mettere pressione anche all'allenatore, far girare anche queste voci e tenerlo un po' sulla corda e sperare in una reazione diversa. Come tempistica mi sembra un po' troppo tardi anche il cambio dell'allenatore in questo momento. Ci sono stati molti casi, però meglio tardi che mai. A prescindere da quello di Pescara tra Barone e Oddo, ma anche l'Avellino chiamò Franco Oddo a tre giornate dalla fine, la Regina all'ultima giornata prese Bruno Volpi per vincere gli spareggi. Sì, sicuramente ci sono dei casi. La speranza è in una svolta, sicuramente, nel gioco. Una scossa. No, ma, scusa, soprattutto se tu sei convinto di avere una squadra che sta dando meno di quello che ha dato finora. Se tu sei convinto di questo, credo che la società ne sia convinta, deve fare qualcosa. Certo. La sorpresa è perché non ha preso in considerazione prima questo punto. Volevo aggiungere solo, per rispondere all'inizio della domanda, che secondo me Auteri non gestisce più le aspettative dell'ambiente, della piazza, perciò risponde in quel modo. Si giustifica, anche perché qui si gioca la carriera, sarebbe il terzo fallimento. Pietro lo dice dall'inizio, dalla terza giornata, non è che è cambiato. Sì, poi ha avuto dei successi perché in classifica non è che sta in media classifica o in bassa classifica. Lo dice dall'inizio, sono d'accordo, ma proprio per gestire la sua carriera, perché se la gioca quest'anno sarebbe il terzo fallimento. Prima di sentire Francesco e Riccardo, scusate, vorrei chiedere a Paolo Bordoni, ma una scossa a tre giornate dalla fine, cosa rappresenterebbe? Parliamo di ipotesi, perché ovviamente non c'è ancora nulla. Per la squadra, per il nuovo allenatore, ecco, tu sei stato sia in campo sia in panchina. Diciamo che può essere sia una cosa positiva come una cosa anche negativa. Cioè bisogna valutare molto molto bene, perché... La società cosa valuta? Il rapporto tra squadra e allenatore? Bisogna vedere il rapporto tra giocatori e allenatore come è messo, lì si sa solo all'interno dello spogliatoio. Certo. È normale che se la squadra non segue più l'allenatore sarebbe lampante. Però il giocatore non te lo dice mai. Non te lo dice mai, ma si vedrebbe anche nelle prestazioni. Però il fatto che queste prestazioni trainanti, una volta fai una grande partita, una volta no, così, penso che la squadra segua ancora l'allenatore. Sicuramente bisogna trovare uno stimolo in più per prepararsi per fare questo round finale. Però tre giornate alla fine è tanto tempo, Tre giornate alla fine, sì, però ormai hai raggiunto questa posizione, devi giocarti tutto con i playoff, dovresti ormai investire tutto su questo, ci può stare, questo mese e mezzo, dove tiri una riga, ricominci da capo e con la squadra che hai, che secondo me è un'ottima squadra,
puoi sperare di riuscire a vincere i playoff. Se è vero come è vero che è stato, lo dice la storia, che i playoff sono un capitolo a parte, non c'è bisogno per un allenatore di poter lavorare nel tempo alla costruzione, tutte le solite belle parole. Adesso secondo me è il momento per andare subito al cambio dell'allenatore. Io francamente, dopo le dichiarazioni ieri di Sebastiani, me lo aspettavo oggi l'annuncio ufficiale del nuovo allenatore, però giustamente stanno riflettendo, parlando con Di Biagio, parlando con Zauri. Io mi auguro che alla fine la scelta cada su Luciano Zauri, perché abbiamo visto come ha lavorato e abbiamo visto che grande persona che è stata, perché quelle dimissioni, verrebbe da dire, gridano ancora vendetta, perché lui si dimise sapendo che attorno ormai la sfiducia era quasi totale, e dopo sappiamo come andò quella stagione. Però adesso è il momento di cambiare. Prima tu hai detto, ricordando le squadre, no, il Perugia, ricorda Bordoni, è risalito subito. Altre squadre... Perugia ha fatto messo... piazza pulita, esatto, lo scorso, dal direttore sportivo all'allenatore... E hanno indovinato. Il Bari, faccio l'esempio tra il Bari dello scorso anno, velocemente, e quello di quest'anno. Il Bari è stato promosso a 3 giornate dalla fine. L'anno scorso il Bari era indicata la squadra che avrebbe dovuto distruggere il campionato. Aveva fatto una squadra di nomi roboanti e per la categoria, ma anche magari per la B, e andò come andò a finire. Quindi poi sono tante le componenti perché si vada a un risultato positivo nel corso di una stagione. Qui ci sono tutte le componenti perché questa stagione, se si dovesse restare così, potrà solo finire di nuovo con questo balbettio, come posso dire, ossia una volta vai meglio, insomma, una volta vai peggio, una volta giochi bene però non vinci, la volta dopo ti esce il gol al 94esimo però hai giocato male. Adesso è il momento di giocarti l'ultima chance, cambi l'allenatore. C'è e vedi che cosa succede. C'è solo un comune denominatore per Matteassi e Oteri, cioè stanno vincendo il campionato le squadre che hanno lasciato. Il Modena con Matteassi sta andando in B, Matteassi era a Modena lo scorso anno, Oteri era a Bari lo scorso anno e il Bari sta andando in B. Adesso non vogliamo adesso mettere coltello. Però no, è un dato statistico. Sono coincidenze. Appunto, Riccardo, saranno coincidenze però. Questi contatti che ci sono in giornata con altri allenatori? No, però sui nomi, io onestamente Di Biagio non lo vedo come allenatore... Lui ha una carriera noi fatta. Abbiamo questa prova, poi non sappiamo se sarà lui. Però magari Di Biagio è un allenatore che arriva da un'esperienza. Facciamola rivedere ancora la foto di oggi a Carsoli. Da un'esperienza di nazionale. Di Biagio e Matteassi. Da un'esperienza della nazionale, ha sempre fatto un allenatore nazionale, che non è allenare una squadra di club. Allenare la nazionale sei più un selezionatore, la squadra di club devi viverla. Poi Pescara. Come? Poi Pescara. Poi Pescara. Le aspettative. E io devo dirti, tanto qualsiasi nome non andrà mai bene. No, ma io ti dico, dei nomi che sono stati fatti, se io dico per me Di Biagio non è un attore indicato, invece sarebbe molto più indicato Zauri, che conosce assolutamente. Che ricordiamo deve liberarsi dal contratto che ha con il Bologna, lo aveva firmato lo scorso anno un biennale, quindi potrebbe dare una risposta entro domani mattina. Insomma sono ore decisive, non so se qualcun altro vuole aggiungere. E comunque perdonami, anche sì. Gigi Iervese, che è il nostro allenatore della primavera, è una persona che è... secondo me è papabile, perché noi abbiamo anche esperienza come Pescara, che allenatori che arrivano, guarda Massimo Odd è arrivato, poi siamo andati ai playoff, cioè possiamo anche provare di rischiare, anche perché apriamoci chiaro, con questo allenatore noi andiamo ai playoff, siamo al primo turno. Bene che questi discorsi li abbiamo fatti tante volte in trasmissione, quindi deve essere sempre ovviamente la società a prendersi la responsabilità. Un presidente o un direttore sportivo fa valutazioni che vanno oltre quelle che stiamo facendo noi, perché sì, ma anche l'allenatore dice oltre le cose, dice, cioè, tutto, cioè, cosa dicono d'oltre di quello che posso dire io o un altro, il modo di lavorare ma poi è tramutato da quello che vedi in campo. Quando vedi in campo una squadra svogliata, che quello mi dice che gli va a fare i dradoni alla Zeman, che gli va a fare i suicidi
dei 100 metri, ma se la squadra non va, c'è qualcosa che non va, al di là di come la può vedere uno eletto perché fa il presidente. Io già cambierei Oteri, fammi capire. No, lo cambierei. No, come no? Stai dicendo no. Che non c'entra. No, ti ho detto, dai. No, stavo parlando del discorso, chissà sì, che la società vede in alto modo. Cosa vuoi vedere? Quello che vedi è questo. Sicuramente. Che l'allenatore va cambiato diverso, assolutamente. Dai. Se vuoi tentare ai playoff di andare Pietro, con qualche speranza, poche. No, io sono anche io più d'accordo nel cambiare l'allenatore per provare una svolta, però teniamo conto anche della memoria, ricordiamoci cos'è stato Zauri. Zauri, se non ricordo male, fu mandato via perché aveva gli stessi risultati. No, si dimise. Si dimise. Sì, sì. Rinunciando, si dimise, perché aveva capito che da un momento alla... condizioni di andare attenzione, via, no? Attenzione, ma c'era perché... tanta sfiducia. Esatto, ma perché? Purtroppo. Perché i risultati erano incostanti come oggi. E non ci piaceva Zauri il gioco che esprimeva. È andato via che era in zona playoff. Anche il Pescara in zona playoff. No, sono playoff di B e playoff certo, di C. Però dico, l'andamento era quello, non ci convinceva il gioco. Anche lui veniva criticato. Veniva Zauri, criticato. Forse, ma tutti gli allenatori sono criticati. Che ragionamento è? Scusa, ricordiamo la situazione. Zauri era partito, tra l'altro, perché la primavera. Ha iniziato il campionato in un certo modo. In corso d'opera ha capito che non poteva giocare in quel modo, ha cambiato l'atteggiamento, il modulo eccetera, e quindi era una squadra diversa, lui è cresciuto insieme a una squadra, quindi non aveva senso dividersi. E più volte anche il presidente Sebastiano ha dichiarato il mio grosso errore è stato quello, certo, quello di aver accettato la, la piazza, non è che era molto contenta, ma la piazza dei risultati, chi se ne frega della piazza se ne frega della piazza, la piazza è quella che adesso è inviperita perché sta squadra la fa inviperire, la piazza la trascina. Piazza la e ambiente, la dico, piazza, la trascina, anche la gli addetti ai lavori intendo. Ma la addetti piazza. Ai lavori chi sono? Quelli che comunque, fanno i titoli. Scusate, che osserviamo. Aggiungo ancora, va cambiato subito l'allenatore, perché così la finiamo e capiamo definitivamente se questa squadra può dare molto di più di quello che ha dato fino ad adesso e quindi sbagliava Auteri, oppure se questa squadra è sopravvalutata, perché tu i dubbi li puoi avere a 360 gradi, ma adesso è il momento di cambiare. I dubbi non ce li ho, guarda, parlo per te, perché io di dubbi non ne ho, voglio dire, no, se mettiamo in discussione che questa squadra è scarsa, inutile che stiamo a fare la trasmissione, di che stiamo a parlare? Uno non ho detto che cambiare scarsa, l'allenatore. Allora uno non ma ho sì, detto ma che sempre scarsa. Sta cosa. E dobbiamo vedere se l'allenatore oppure la squadra e lo vedremo che la squadra lo e infatti ho detto che va cambiato l'allenatore, ma mi capisci quando parlo oppure no? Purtroppo no. Ah, ecco, bravo, allora meno male. Non ho capito. Comunque, Paolo, che sia una buona squadra, ormai questa è appurata, e soprattutto la società probabilmente è arrivata al punto di prendere una decisione, perché il mercato di gennaio, lo ripeto ancora una volta, ha portato dei buoni giocatori, quindi un nuovo investimento, e alla fine non sono cambiate le cose. Sicuramente la squadra è stata costruita dopo il mercato molto bene, un'ottima squadra. Poi bisognerebbe essere, come dicevo, essere all'interno dello spogliatoio per capire le problematiche che ci sono, anche perché dal di fuori si può parlare, si può dire tutto quello che si vuole, però all'interno sono giocatori che devono fare gruppo, devono dimostrare che non sono quelli che stanno forse dimostrando di essere in campo. Che manca un leader in questa squadra. La squadra può darsi anche questo, perché lo zoccolo duro, come si diceva una volta delle squadre, sono quei 6-7 giocatori che quando si tratta di chiudere, chiudono e dicono adesso ragazzi basta, bisogna tirare fuori le cosiddette e dimostrare a tutti che ci possiamo stare, possiamo vincere, ecco, questo sì, forse l'allenatore non è riuscito a creare questo zoccolo duro che nei momenti di difficoltà ti prende in mano la squadra e te la fa giocare, ti fa andare oltre le difficoltà che ci sono, ecco, il vero leader quando manca il leader in campo è l'allenatore. Quindi come si spiega la prestazione contro il Cesena? Sì, però l'allenatore però il partita con sì, Cesena sì, è l'unica. Ma no, non è l'unica. Dimmi un'altra partita che col Modena, anche se poi abbiamo perso all'ultimo minuto, ma abbiamo fatto un'ottima partita. La partita bella. Ne abbiamo fatte tante altre che spiegano la posizione in classifica, Totò. Spiegano la posizione in classifica. Vabbè, il calcio lo vediamo. Dicevi Paolo? Mi pare, però. No, diceva che l'allenatore dovrebbe diventare il leader. Non è così semplice per un attore diventare il leader di una squadra dove ci sono magari delle difficoltà di anche di colloquio con certi giocatori o con certe persone. Come dicevo, bisogna essere all'interno di una squadra per capire le problematiche. È anche vero che questa squadra è completamente nuova. Chi non è mai stato all'interno di una squadra
non può capire certe situazioni, sì, che magari sono piccole cose che però ti possono portare a una... che si possono imputare a questo allenatore è di non aver dato mai le gerarchie, ed è una grande colpa, perché lui non, tranne, ripeto, 3-4 nomi, di cui uno è Pompetti, uno è Ferrari tra l'altro nella seconda parte di campionato, nessuno è... Allora invece uno è Dursi, per esempio, che ha due partite, Dursi è stato uno dei suoi punti fermi. Una gerarchia sbagliata, però è sbagliato. C'è Dursi. Cambia continuamente. Però ribadisco, se andiamo a vedere anche le statistiche dei minuti giocati, tu vedi che bene o male su 18 giocatori sono quasi tutti simili, quindi non c'è il titolare e la riserva in questo, e questo secondo me è un danno. La formazione la stavamo imparando, certo, ha fatto di tutto per farcela, e lui appena sentito quello, esatto, allora, secondo me c'era con te. Andrea, novità dai posticipi, adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo in studio. Allora, San Siro è finito il primo tempo 0-0 il parziale, con un Bologna davvero in palla, bisogna dire. 0-0 il parziale al 36esimo del primo tempo tra Avellino e Turris nel posticipo di Serie C. Scusami Andrea, siccome tu oggi hai lavorato più di tutti noi su queste notizie, vuoi aggiungere qualcos'altro? Hai altre notizie in merito? Ci sono altri nomi che possono circolare? Noi insomma abbiamo rilanciato quest'oggi anche i nomi legati a soluzioni interne, come abbiamo visto è una fase di valutazione, ufficialmente lo hai detto anche tu, dalla società ci viene detto che insomma si va avanti con Auteri, ma poi insomma le riflessioni sono in atto. Soluzioni interne, quelle di Pierluigi Gervese, tecnico della Primavera, più volte accostato al Pescara anche in passato, ma occhio anche a Cristiano Del Grosso, che è il vice di Gaetano Auteri, che ha iniziato la stagione da tecnico dell'Under 16, è stato promosso vice alla fine del girone di andata, e chissà che non possa essere anche lui, anche se sembra una soluzione un po' più marginale rispetto alle altre. Vedremo. Quindi in una scala di possibilità mettiamo al primo posto Zauri e poi Di Biagio? Sì, direi di sì. Queste Zauri possono bisogna essere... aspettare eventualmente la risposta del Bologna, ma lì non ci saranno grossi problemi. Sì, perché lui è ancora sotto contratto, aveva firmato un biennale due estati fa per allenare la Primavera del Bologna. Abbiamo visto la foto dell'incontro tra Matteassi e Di Biagio, ma ripetiamo, poi in terza e quarta battuta possiamo mettere anche queste soluzioni interne. Linea. Però ecco Enrico, diciamo una cosa. Non so se l'abbiamo fatto anche in precedenza, Auteri oggi ha diretto comunque l'allenamento al Poggio e quindi era in campo. C'erano anche i dirigenti al campo? No, non li abbiamo certo, era Carzoli, quindi non poteva starci. Diamo la linea alla regia, tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene! Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua
e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Allora, torniamo in diretta, la redazione sta ancora lavorando sulle notizie che stanno arrivando. Andrea, allora riproponiamo questa foto dell'incontro, sì, tra Matteassi e Gigi Di Biagio. Ricordiamo che Di Biagio è stato contattato anche in estate, no, dalla società, poi non se ne è fatto più nulla. Non sai se c'è un orario indicativo di questo incontro? Ma l'orario indicativo è difficile insomma stabilirlo. Comunque tardo pomeriggio, perché fino... Sì, riteniamo insomma dalla luce sembra di poter dire il tardo pomeriggio. Potrebbe anche non essere un incontro né a pranzo né a cena, vediamo un calice di vino riempito da Luca Matteassi, può essere un incontro a metà strada, in un orario anche pomeridiano. Allora, prima Paolo Bordoni faceva questa riflessione giusta, bisogna vedere anche il rapporto che l'allenatore ha con la squadra. Vedute diverse però sull'analisi della partita, ad esempio sentiamo il bomber Ferrari cosa ha detto rispetto ad Oteri sulla prestazione di ieri a Lucca. Franco Ferrari, una brutta giornata, una brutta sconfitta, a questo punto addio al terzo posto. Addio no, ma come ha detto prima è troppo difficile arrivare terzi. Siamo dispiaciuti, chiediamo scusa alle persone che sono venute fin qua, che ci hanno supportato dal primo giorno, quindi come ho detto lei è una giornata bruttissima perché abbiamo perso e non si poteva perdere. Una brutta giornata, direi anche un brutto Pescara, insomma c'è stata questa reazione tua dopo il 2-0 con il gol del 2-1, ma per il resto nel secondo tempo poco nulla e anche nella prima parte di gara non eravate riusciti a costruire chissà che. E infatti come ha detto lei oggi è stata una giornata brutta dal livello tattico su tutto. No, ho sbagliato tante cose, quindi chiediamo scusa, come ho detto prima, ai tifosi e alla gente che c'è sempre stata. Allora, Paolo Bordoni, come si può spiegare al pubblico una dichiarazione dell'allenatore che ci parla di buona prestazione, l'uomo decisivo, il bomber, 15 gol, Ferrari, una delle poche note liete della stagione, che parla di giornata brutta sul piano tattico e chiede anche scusa ai tifosi, cioè chi sta a casa dice che sta succedendo. Ma come ho detto prima, bisognerebbe vivere lo spogliatoio all'interno della squadra per poter dare una risposta alla tua domanda, secondo me, perché sicuramente... Questo non vuol dire che non ci siano... O è bianco e nero, cioè o è bianco e nero, perché se il mister dice che ha fatto un'ottima partita e Ferrari dice che chiediamo scusa perché non abbiamo giocato, non ci siamo impegnati, non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, c'è un controsenso, sicuramente qualcosa che non quadra ci deve essere. Il presidente non è d'accordo sul giudizio della partita con l'allenatore, quindi insomma un po' di cose. Sono tutte cose che mi sembra di aver visto già dall'inizio della stagione, secondo me. Io ho seguito un po', però c'è sempre stato un certo batti e ribatti da parte allenatore, presidente, giocatori e così. E questo insomma non è un bel vedere. Non ha sicuramente fatto bene all'ambiente, alla squadra, alla formazione e poi del gruppo della squadra, secondo me, perché queste cose ti portano poi ad avere magari degli alibi
che non esistono, ecco, dentro il campo del calcio. È difficile andare avanti con questo clima, no? Ma con questo clima diventa difficile, anche perché qui dovrebbero sedersi i giocatori, guardarsi in faccia, dirsi quello che pensano uno dell'altro, prendersi anche a cazzotti a volte, però uscire con una... Il giocatore non dice mai no, non va bene l'allenatore. Quale giocatore si prende la responsabilità? Ma è difficile. No. Dovrebbero essere, ci sono le persone predisposte per fare questo, non devono essere i giocatori. Torniamo al famoso leader. Certo, ci sono i leader, ci sono quelli che prendono in mano la squadra e la portano avanti, come dicevo prima. A te ad esempio è capitato, non so, da giocatore, ti hanno chiesto che pensi dell'allenatore, voi eravate già un gruppo più cementato. Noi, devo dire che in tutte le squadre dove ho giocato io c'è sempre stato un ottimo gruppo, dove c'era sempre quei 9, 10, 11esimi che portavano avanti le idee e nel momento di difficoltà si chiudevano lo spogliatoio, si dicevano in faccia le cose come stavano, perché giustamente quando poi ti chiudi non è che puoi dire sì ma no, tiri fuori tutto quello che è, anche andare magari a litigare, però alla fine poi quando entravi in campo... E quando sei passato dall'altra parte, in panchina ti accorgevi se qualcosa non andava nella squadra? L'allenatore penso che si accorga di tutto, si accorge di tutto e vede tutto, poi dipende dal suo carattere, dalla sua capacità di gestire la situazione, dalla sua forza anche morale di prendere certe decisioni, che però magari qualcuno le prende, qualcuno no, qualcuno per il quieto vivere va avanti, però come detto bisognerebbe essere all'interno per poter dire quello che succede, dal di fuori è difficile. Sì, due cose importanti voglio dire su questa domanda che hai fatto, che è importantissima, la differenza di reazione tra l'allenatore e le dichiarazioni di Ferrari. Intanto mi colpisce che Ferrari dice chiediamo scusa, quindi non parla a nome suo ma a noi, penso si riferisca alla squadra. Chiediamo scusa significa che Ferrari si è messo nei panni dei tifosi, della piazza, del pubblico, dell'ambiente, quindi è un giocatore che ha una personalità empatica, si mette nei panni di quello che riesce invece difficile ad Auteri, e l'empatia è una delle caratteristiche fondamentali di un vero leader, sapersi, come dire, saper empatizzare con la piazza. Unirsi a, torniamo all'anima poi, no? Perché qui poi vedi l'anima. Stavo riflettendo, quale sarebbe un solo motivo per il quale bisognerebbe andare avanti con Auteri? Perché giustamente ricordava prima, e lo ha detto tante volte, Totò, nelle passate settimane. Beh sì, perché sennò non c'è spiegazione. È mancanza di coraggio. Il mercato di gennaio è stato ancora migliore, anzi molto di più rispetto al mercato estivo, quindi una squadra completata, migliorata, e non ci sono stati miglioramenti evidenti al di là di qualche alto e basso, un momento di luce, ma la maggior parte sempre nella penombra, sempre quasi il buio, quindi io non riesco, a meno che non trovano il sostituto, perché magari Zauri dice di no, Di Biagio è capace, magari che sto ipotizzando, dice di no, allora... Ma a questo punto è difficile ricominciare con Auteri nel momento in cui ci sono anche queste prove. Ma per quello io ti ho detto, non c'è nemmeno un motivo, un qualche cosa, perché tu a questo punto dici va bene, andiamo avanti con Zauri. Non dimentichiamo che in un altro momento negativo della stagione ci fu il contatto anche con Massimo Oddo, che era sotto contratto. Poi la domenica dopo si è rivinto, quindi Auteri è vero che è un tecnico navigato, lì, e quindi sa come funziona. Però lì forse Sebastiani non era convinto, perché altrimenti pure se la domenica dopo vinci, è la prima volta che un allenatore viene tolto dopo un buon risultato, una buona partita. Auteri che sa bene di non avere più la fiducia totale da parte anche del direttore, che molte volte ha sostenuto a gennaio abbiamo rifatto un po' questa squadra nei suoi punti essenziali, un lavoro che poi non è andato a buon fine sul campo, no? Sì, appunto, dico, quindi... Totò, ecco, ti sorprende che ci sia anche un richiamo per Zauri, oltre che una valutazione con Di Biagio? No, non mi sorprende, io credo che, tra l'altro, proprio come si erano divisi, nel senso che sta soprattutto la scelta di Zauri in quel momento. Zauri che, potrebbe accettare, secondo me sì, teniamo conto che insomma la famiglia sta a Pescara, voglio dire, quindi e lui è diciamo che pescarese in questo momento, però anche il fatto per come si sono lasciati potrebbe essere per lui una spinta, perché tra l'altro è convinto che quell'anno stava lavorando bene. No, io credo che all'origine anche di questa ostinazione su Auteri... Faccio un'altra domanda, Totò, scusami.
Avresti mai pensato oggi di questi contatti con altri allenatori dopo le dichiarazioni del presidente? Ma sì, io che ci stanno, meno, anche per tutelare un po'. Più o meno, cioè, pensavo che magari lo facesse prima, voglio dire, in effetti, però insomma, teniamo conto, insomma, che Pescara ha due campionati, li ha vinti con Di Francesco che è subentrato a Cucureddu, con Oddo che è subentrato poi. Voglio dire, ci sono le precedenti. L'ultima giornata, quello, certo, però a me, di teatro. Io credo che una delle molle che abbiano frenato il presidente sia stata la gestione degli ultimi 2 anni. Ricordiamo che in 2 anni ha cambiato 6 allenatori in 2 stagioni. Per cui credo che questa sia stata anche una remora per lui, quella di andare avanti con questo allenatore, che credo che, insomma, quel precedente, insomma, 6 allenatori in 2 stagioni è quasi un record mondiale, voglio dire, per cui credo che abbia voluto guardate, cambiare. Se Zauri dovesse essere lui a dire di no, va bene, ci può stare, ma altrimenti è vero che tu adesso devi pensare anche Di Biagio potrebbe dire di no, esatto, no? Ma no, io dicevo perché anche perché non si accontenterebbero di un contratto per poche partite, ma infatti a quello arrivavo. Con Zauri tu puoi pensare anche alla prossima stagione. È vero che Sebastiani dice da un momento all'altro si chiude la cessione e tutto il resto, però fino a quando non si chiude viene da pensare che Sebastiani conclude questa stagione e farà anche la prossima, e allora prendi un allenatore come Zauri, che lo conosci, lui conosce la piazza, hai visto come lavora, hai visto che forza morale che ha, che ha avuto quando si è dimesso contro qualunque logica per come stava andando la squadra. Ripeto, se Zauri dice di no è un gol, ma altrimenti dovrebbe essere Zauri la prima, secondo me, e unica scelta, con tutto il rispetto per Di Biagio, per Iervese, per chiunque altro, ma proprio per questo tipo di ragionamento getti anche dai anche un segnale per il futuro, perché c'è pure il futuro, Adesso no, non abbiamo Enrico, parlato, scusa, di Iervese, però sappiamo il valore di questo allenatore, appunto, che dico sì, quindi un campionato primavera, ovviamente è stato penalizzato in questa stagione perché i migliori sono andati in prima squadra, perché Iervese da anni lavora bene e dimostra il suo valore. Poi c'è il rischio, sì, che possa bruciarsi come tutti i tecnici che arrivano dal settore giovanile. Lo prendi pure, però Iervese accetterebbe, crediamo, sicuramente, sicuramente c'è una lista di allenatori, certo, esperti che sono, no, io, Enrico, che non stanno lavorando. Cosa, tra i precedenti, però, insomma, non hai la certezza su nessun caso. C'è stato anche il caso di Pillon, che venne preso verso la fine del campionato, quando, perché poi che poi riuscì a conquistare la salvezza, insomma, sì, voglio dire, sì. non sarebbe una cosa improvvisata, ci può stare, insomma. Riccardo, più Zauri o Di Biagio come alternativa? Già l'hai detto. Zauri tutta la vita, però io voglio dire, abbiamo fatto una puntata parlando dell'allenatore, ma di questi 11 ballerini che abbiamo in campo non parliamo, perché dobbiamo anche parlare della squadra, perché io capisco tutto, l'allenatore ha le sue colpe, sono a mio avviso tantissime, però in campo vanno i giocatori. Quindi bisogna cambiare i giocatori, fammi capire adesso che vuoi fare, adesso che vuoi fare. Non allora non dobbiamo parlare di giocatori. No, non capisco, voglio dire, parlare, che devi fare? Adesso puoi cambiare solo allenatore, che puoi fare? Ma io ti sto dicendo, sì, però i giocatori hanno delle responsabilità importanti. Ma noi ne possiamo parlare pure da adesso fino a lunedì prossimo. Ci stiamo una settimana qua, ci portano un po' di panini e torniamo qua con i materassi. È giusto quello che dici tu, ma non c'è soluzione su quel campo lì. Intanto, l'unica soluzione adesso è cambiare l'allenatore. Le note negative per i giocatori, tra le note positive, quest'anno l'abbiamo sostenuto più volte, il Pescara ha 3 grandi portieri, no? Sì. Di Gennaro, poi la scoperta Sorrentino e Iacobucci. Di Sorrentino ne parliamo con chi l'ha conosciuto tanti anni fa, no Paolo? Sei stato tu forse il primo ad accorgerti del valore di questo giocatore. Ma io ero l'angolana e adesso 3-4 anni fa mi sembra è arrivato questo ragazzo che veniva da Lanciano. Io l'ho andato 1 anno e mezzo, ma si vedeva già. Quindi che era 15 anni? Sì, anche di meno, 14. Sì. Perché lui faceva i giovanissimi e gli allievi 16 anni, lui 14 anni. Ma si vedeva già che era una spanna sopra gli altri, ma più che altro era già maturo alla sua età. E in campo per le qualità di giocatore, scusami se ti chiedo, o anche per il carattere, per la personalità, per l'interpretazione del ruolo e per la sua crescita mentale, che era già avanti in confronto ai ragazzi della sua età, ecco, quello sì. E ha
si vedeva subito, era uno che se oggi gli dicevi una cosa domani non dovevi ripetergliela perché l'aveva già appresa in modo definitivo. E ha sempre, io mi ricordo che eravamo andati con l'Angolano a fare le finali nazionali con gli allievi e lui ha dovuto subentrare perché si è fatto male l'altro portiere, ce l'ha messo e diceva ma sei sicuro che c'ha 2 anni in meno? Ho detto mettilo dentro che non ci sono problemi, infatti ha dimostrato subito. Quindi non ti ha sorpreso? Il suo valore. No, perché quando io penso di avere un po' di esperienza, penso di avere un po' di esperienza a vedere con l'occhio i portieri, cioè. E subito si vedeva che era una spanna sopra gli altri, ma una spanna sotto tutti i punti di vista, caratteriali, tecnici, e poi secondo me nasci portiere, non è che puoi diventare, magari lui è nato portiere, come anche Alessandro. Io ho allenato 4 anni. Iacobucci, sì. L'ho allenato 4 anni dai giovanili, dai giovanissimi fino agli allievi dell'Angolana per 4 anni e poi abbiamo mandato a Panto e da lì ha cominciato la sua. Alessandro, ecco, è un pescarese con la testa dura, io lo chiamavo, perché lui doveva fare il portiere quando aveva 9-10 anni e era cicciottello, dicevi non lo potrà fare, invece anche lì ero convinto che lo poteva fare. E fortunatamente siamo riusciti a mandarlo a Mantova l'anno che c'era De Cecco come presidente dell'Angolana e ha fatto un'ottima carriera e gli auguro di continuare. Senti, a farlo. Come reagirà Sorrentino che proprio ieri ha avuto il primo momento negativo, un infortunio che capita anche ai più grandi? Ma io penso che quest'anno qualche responsabilità, ha avuto un rendimento eccellente. È stata la grande sorpresa. Ma queste, io penso che questi errori ti fanno maturare ancora di più di quello che sei. Io mi ricordo anche quando giocavo succedeva che prendevi da un gol strano, da quel gol ricostruivi ancora più forte la tua personalità e tutto, ecco, quello sì. Qui cosa è successo? È successo che hai preso gol, perché poi succede, ci dovrebbe essere in campo giocare in porta, certe volte quando ti dicono al portiere ho detto prendi i guanti, prova ad andare te, fai una partitina in porta. A quelli che l'errore del portiere è decisivo, l'errore io dico che Sorrentino ha sicuramente un grande futuro, come può averlo Alessandro all'interno di una società come il Pescara che potrebbe dargli quella serenità che lo può portare fino a ancora giocare 3-4 anni nel migliore dei modi, ecco. Ma proprio nell'ultima partita casalinga contro il Pontecorvo, Iacobucci ha fatto una gran partita. L'unica cosa, questa scelta di farlo giocare una partita e poi rimetterlo. Tu avresti fatto rigiocare Iacobucci? Sì, perché molto arrivava dalla nazionale, Sorrentino. Dipende, ci sono momenti in cui uno deve magari dire anche hai fatto bene, riposati 3-4 partite e poi ricomincia. Ma non tanto, ma più che altro anche a livello mentale, perché per un ragazzo così tenere a livello mentale tutto il campionato in una piazza come Pescara, dove non puoi permetterti di sbagliare niente perché subito ti additano subito, diventa difficile. In questo momento magari un po' stanco dal viaggio, un po' tutto. E poi dopo prima esperienza in nazionale. Che poi non è che lui ha sbagliato perché era stanco, perché pensava alla nazionale, perché succede. No, era giusto dare fiducia come succede, a Iacobucci. No? Come succede a Handanovic, che ormai tutti dicono che sia finito, io non lo so come fanno a dire che sia finito, però anche lui ha preso 2 gol così. Mi ha colpito, parlando di Sorrentino, quando ha detto si è visto subito. Lui è nato portiere, sì. L'aggancio alla considerazione è il ruolo più difficile, intanto voglio sapere che significa è nato portiere. Ma se è vero che è il ruolo più difficile, secondo me portiere, sì. Ma secondo me il ruolo del portiere è il ruolo più difficile, deve avere, ecco, un uomo prima solo. Ti parlava di empatia, deve avere un'autostima che è gigantesca. Io dico sempre ai portierini, a quei portieri, anche quelli che ho allenato in prima squadra, così, che quando piove a noi l'acqua deve sempre scivolarci via dalle spalle. Noi anche quando piove non ci bagniamo mai, perché deve scivolare via tutto, perché se ti rimane anche solo una cosa qua, non puoi giocare. Infatti ci sono portieri che anche dopo un errore ricominciano. Io dico fanno parte del gioco. La tua partita non è una partita, sono 90 partite in una partita, 90 minuti, ogni minuto è una partita, perché se io prendo una palla, l'ho presa adesso, ma dopo me ne arriva un'altra da prendere. Deve prendere non è che è finita dopo questa qui. E diventa difficile, deve avere un'autostima immensa, secondo me. L'attaccante se sbaglia del portiere, se sbaglia l'occasione, poi sbaglia l'attaccante, la partita finisce 0-0. No, ma gli ricapita l'altro. Però il problema del portiere è che se dopo un minuto ti succede di commettere un infortunio, di prendere un gol sotto le gambe,
come reagisci? Lì si vede il... C'è quello che devi cambiarlo magari perché sennò non fai... C'è quello che invece, come dicevo io, ti scivola via e ricominci. Io fortunatamente... Non per dire, ero uno così, a me sbagliavo o non sbagliavo. Non... Ovviamente il portiere poteva fare però fa parte del ruolo. Fa il parte portiere di si affida più al suo preparatore che non all'allenatore. Ma dipende, perché squadra. Io mi ricorderò sempre una partita: Pistoiese Pescara, allenatore Galeone. Allenatore? Galeone. Si perse col gol di Lambertini? No. Sì. Non lo so, no. Sì, può darsi. Fece con Lambertini. Non lo so. Io ho fatto una parata all'incrocio su una punizione. C'era Agostini, allenatore della Pistoiese. Sì. No, non della Pistoiese. Però non abbiamo perso la partita 0-0. No, Pistoia ha perso 1-0. Allora sbaglio partita, adesso non mi ricordo. Gol comunque di dicono che a Leone il portiere ne fregava niente, no? Un optional. Però sempre massimo rispetto, massimo tutto. Però fine partita, da Leone, la trova ti faceva così sulla spalla. Avevi già capito tutto. Cioè, capito? L'empatia. L'empatia tra allenatore e portiere, tra allenatore e preparatore dei portieri, così. Che tante volte una pacca sopra niente, la spalla. Non ti diceva mai niente così, rocci. Però passando, lui era sempre così, passando, una pacca sulla schiena, avevi già capito bastava. Tutto. Bastava. Quello, poi ecco, io sarò che la mia autostima è sempre stata tantissima, è quello che mi ha fatto fare questo ruolo. Senti Paolo, di questi 4 anni di Pescara, quale fotografia resta? Ma restano 4 anni indimenticabili, secondo me, anche per il fatto che mi sono fermato qua e ancora adesso qualcuno mi riconosce. Ma dico, quella Serie A che è sfumata all'ultima giornata? Quella mi dai una coltellata al cuore. Abbiamo forse qualche immagine di repertorio, Andrea, sì, di quel Pescara Brescia. Mi dai una coltellata al cuore, perché quella è stata una cosa proprio... Vabbè, sapevate come andava. È stata un'annata particolare, dove... Però sono solo ricordi belli, ecco, quello sì, perché poi... Nel calcio si vince, si perde, si retrocede, si può vincere così. Che poi... Quella ci fu una rincorsa eccezionale, no? Con il gol di Mauro Esposito. Ma è stata un'annata stupenda, un'annata bellissima. Peccato perché che per un punto non siamo andati in Serie A. Però, come dico io, il calcio ti dà emozioni incredibili, ti fa stare un giorno dalle stelle alle stalle. Era giovane De Canio. Dalle stelle alle stalle, dicono, no? Perciò... Iniziò Giorgini, poi arrivò De Canio, giusto? Sì, sì. Giorgini De Canio, sì. E Giorgini poi... C'era Max Allegri, sì, sì. C'era parecchi giocatori forti. La squadra forte era. Allegri giocò libero una volta. Perché mister voleva sempre mettere in difficoltà, eppure Max era troppo intelligente. Ma già l'allenatore in campo allora era lui. Sì, sì. Poi era un ragazzo troppo intelligente. È vero, è vero. Sia in campo che fuori, che tutto. Degli allenatori che hai avuto, con chi sei rimasto in ottimi rapporti, oppure che ti senti ancora? Ma ormai sono un po' anziani. No, beh, con tutti ho avuto un ottimo rapporto. Io penso che con tutti gli allenatori che ho avuto ho sempre avuto un ottimo rapporto, non ho mai avuto motivo di discussioni né niente, anche perché penso di essermi sempre comportato professionista. E invece quando vedi la Serie C di oggi, quella Serie C che hai vinto a Piacenza, c'erano più difficoltà una volta. Un livello qualitativo diverso. Serie C diverso. Di oggi confronto alla Serie C1 di una volta è come, non vorrei dire un'esagerazione, ma giorno e la notte. Noi a Pescara avevamo una squadra, a Piacenza scusate, avevamo una squadra con giocatori, Simonetta, Madonna, Rocatagliata, giocatori veramente forti, che adesso vincerebbero facile la Serie B con quella squadra. Beh. Allora. Adesso la Serie C è un campionato molto molto difficile da fare, dove il gioco diventa difficile farlo, dove sono tante, è cambiato tanto, ecco, quello sì, come dicevo prima. E poi il fatto che non c'è più quell'attaccamento, è cambiato un po' il calcio, l'abbiamo visto Visto ieri sera col VAR che una partita si ferma 5 minuti per vedere se questa azione va bene o non va bene. Una volta se pensavi a una cosa del genere dicevi... Allora, mi dico alla regia di anticipare la fascia pubblicitaria e poi torneremo alla presente, a tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali.
Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Monte Silvano. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Torniamo in studio, riparto da Andrea Costantini, risultati e poi volevi fare anche una domanda. Andrea, dimmi. Sì, in Serie A sempre 0-0 tra Milan e Bologna, siamo al 68esimo minuto, mentre ad Avellino anche lì 0-0 nel posticipo tra Avellino e Turris, girone C di Serie C. A te. Volevi fare una domanda a qualcuno? Sì, al dottor Literio. Che cosa... Da giornalista o da psicologo? Da psicologo. Che cosa passa nella testa di un giocatore quando, come è successo ad Olbia, Frascatore entra, segna e la prima cosa che fa si rivolge alla panchina, non esulta, si rivolge alla panchina e fa quei gesti nei confronti dell'allenatore. Poi la situazione è stata un po' da tutti edulcorata perché era il gol partita di una gara giocata male dal Pescara, risolta al 95esimo. Ma che segnale è? Il fatto che il giocatore segna e la prima cosa che fa è non festeggiare il gol, ma rivolgersi in quel modo alla panchina. Questo è lo psicologo. No, mi ricordate in quale modo? Perché io non ho visto il modo con cui si è rivolta alla panchina in quell'occasione. Si è rivolto facendo qualche gesto con le mani. Critico, quindi, diciamo. Beh, sì, decisamente critico. Decisamente critico. Questo fa capire. Tanto è vero che si è avvicinato poi De Risio e si sono avvicinati altri compagni che gli hanno abbassato le mani e lo hanno abbracciato. Ok, beh, sembra proprio Gules. Spettacolare. È un modo come un altro per dire, visto, sono capace di fare un psicologo. Però. No, sembra proprio che non si senta valorizzato, insomma, dalla sono reazione incazzato che ha avuto, no? E quindi gliel'ha fatto arrivare il messaggio. Allora, però ci vuole sempre intelligenza in tutte le cose. Certo.
Evidentemente allora, era molto risentito. Non è quello il momento per far vedere l'allenatore che se sei uno parli con l'allenatore. Secondo me farebbe molto più effetto. Avrebbe fatto più effetto se aspettava la ripresa degli allenamenti e davanti a tutti i compagni gli diceva quello che pensava. Razionale, evidentemente la sua personalità è più istintiva. Bisogna essere intelligenti e non tutti. Tre partite al termine della regular season, poi inizieranno playoff. Playoff nel quale Francesco può arrivare anche il Teramo. Immagini se il Teramo fa decimo, il Pescara quinto, una nuova sfida. Sarebbe bello, sarebbe interessante. È risultato per il Teramo, per il Pescara no, per il Teramo. Beh, è ovvio che è più per il Teramo che per il Pescara, anche perché abbiamo visto i derby di campionato, la cornice di pubblico sia all'Adriatico che al Bonolis, quindi poi tra l'altro c'è sempre un tra due squadre della stessa regione, al di là della rivalità che è relativa, perché il Pescara negli ultimi 20 anni è stato quasi sempre in A e in B, però è sempre sarebbe una partita particolarissima. Allora, il Teramo intanto deve pensare a vincere col Ponte d'Era per salvarsi matematicamente. Grosseto poi quello che verrà casa, poi giovedì una settimana di Pasqua a Pistoia e poi l'ultima in casa con Limolese. Il quarto posto potrebbe ancora essere portata di mano, ma qui conta ritrovare forse la squadra, vedere cosa succede in panchina, perché poi le partite alla fine rischiano di diventare più insidiose di quelle conta che sono, cambiare no? L'allenatore. È quello che abbiamo detto tutti a gennaio, cioè dopo il mercato, adesso questa squadra si deve preparare soprattutto per i playoff, cioè voglio dire, visto che oramai era compromesso, visto il divario che c'era rispetto a Reggiana e Modena. E la grossa occasione persa è stata proprio questa, perché, vuol dire, quella di non allestire una squadra che diventasse squadra, voglio dire, che avesse questa capacità, questa empatia, che come nascono tutte le squadre. C'era molto tempo, c'era 5 mesi per invece purtroppo non l'ha fatto, quindi adesso devi sperare che magari se cambia ci sia questa capacità di integrare, di riuscire a trovare il bandolo della matassa. Non è facile. Io resto dell'avviso che Pescara sia una buona squadra, non a livello di Reggiana e Modena, ma sicuramente da questo famoso terzo posto che è diventato una chimera per tutti, poteva starci benissimo. Senti Paolo, adesso hai seguito un po' tutto quello che è successo in giornata, domani mettiamo il caso che resta Auteri, che potrebbe essere anche la soluzione più probabile, un allenatore anche se navigato, esperto, come ricarica le sue batterie e anche le batterie della squadra? Ti dico di Auteri perché c'è lui in generale, un allenatore si sente un po' non declassato, ma io penso che dopo con le dichiarazioni che ho sentito, secondo me lui è convinto dei suoi mezzi, è convinto di quello che sta facendo, perciò riprenderà in mano la situazione, è convinto che può fare ancora bene con questa squadra. La cosa importante è che i giocatori seguano, diciamo tra parentesi, l'allenatore, perché dopo le dichiarazioni che ha detto, secondo me la convinzione sua c'è. Adesso deve ritrovare la convinzione dei giocatori. Ecco, lo chiedo agli altri, non credete che sia stato un po' non abbandonato, ma lasciato un po' solo anche da Matteassi in questo periodo? Non lo so, questo non te lo so dire perché non so quali siano i rapporti, però voglio dire, Matteassi almeno quel lavoro a gennaio lo ha fatto, voglio dire, credo che l'abbia fatto anzi seguendo le sue... Molte volte gli allenatori devono anche appoggiarsi a qualcuno. Ma sicuramente l'ha fatto anche, diciamo, De Risi era uno degli obiettivi, Matteassi ha fatto di tutto per avere, quindi credo che questa collaborazione sia stata. Però ricordiamo pure insomma come Matteassi nel periodo peggiore di Auteri abbia provato a difendere in maniera sconcertante, voglio dire, quindi non lo so, non so quali siano le qualità. Posso dire una cosa, dopo la dichiarazione di Ferrari penso che lo spogliatore si sia reso conto delle prestazioni che stanno offrendo, perciò penso che anche all'interno della stessa squadra si sono resi conto che è un momento delicato dove devono fare quadrato, devono cercare di dare il 100%, perché se un ragazzo viene a dire quelle cose davanti al microfono vuol dire che la squadra si è resa conto del momento, e perciò questo può essere uno stimolo in più per tutti
i giocatori per dimostrare e dimostrare a loro stessi e a tutto l'ambiente che non sono quelli che stanno giocando allora adesso. Torniamo a Monte, quello la dichiarazione di Otteri può essere una strategia per... Ma potrebbero essere due strategie che unite possono fare bene, quello sicuramente. Perché... La dichiarazione Otteri non c'è strategia, che allora è cominciata a settembre con questa strategia. Dall'inizio che lei la dichiarazione di Ferrano è una dichiarazione forte, con segnali, se vogliamo, ecco, incoraggianti. Realistica però. Esatto, tra quello che dicevo io. Quelle di Otteri. Pietro, quella di Otteri riflette secondo me la personalità di Otteri, perché Otteri è molto razionale, molto calcolatore, però in questo modo non ha costruito il feeling né con la squadra, secondo me, né con la piazza, e quindi si è persa l'anima. E quindi se dovesse arrivare un nuovo allenatore ci vorrebbe un allenatore che motivatore, non calcolatore, che produce e crea l'anima nella squadra. Chiedo scusa, sì. la poca... Vai. Però sì. da psicologo diciamo che la dichiarazione di Otteri è stata quasi in difesa anche della squadra, perciò vuol dire che dicendo quelle cose lì ha fatto capire alla squadra che secondo lui è una squadra forte, che sta giocando bene, e come dicevo prima, mettendo assieme le due componenti può succedere quello che tutti si aspettano, ecco. Scusate, ma guardate che Otteri, tutte le interviste, soprattutto a fine partita, ma anche quelle del pre-partita, ha dimostrato di non essere sereno nei rapporti con gli altri, con i giornalisti che in quel momento fanno da tramite, però con i tifosi. Spesso ha bacchettato anche i giocatori. Sì, ma io ho davanti la dichiarazione di un giornalista che gli chiese perché non aveva giocato. Cioè, voi vi dovete informare, dovete venire a vedere, perché non stava bene. E gli allenamenti sono a porte chiuse. Le dichiarazioni ufficiali, il bollettino medico non c'è. Bravi, il bollettino medico non c'è. La privacy dice che non c'è la privacy, poi non c'è la privacy. Sì, nervoso, dice che ecco, e quindi perché fai quella, dai quella risposta lì? Perché non sei sereno nei rapporti? Riccardo, tu che hai seguito tutte le partite, nella mente di Matteassi c'è anche la volontà di cambiare dall'esterno, ovviamente. Che idea ti sei fatto? Bah, credo di sì, perché andando veramente tutte le partite si vede proprio, come devo dire, come sempre il tono, non c'è identità, e questa è la cosa fondamentale che devono ricostruire immediatamente per affrontare un campionato diverso, che è un campionato difficilissimo, quello dei playoff, e quindi obbligatoriamente una scossa deve darla, perché andando così vai, ma puoi passare anche il primo turno, ma tanto sai già che non ci arrivi. E invece con un cambio di allenatore forse una sferzata di energia, una cosa psicologica, un cambio, qualcosa che dia una scossa a questa squadra. Per quanto riguarda la dichiarazione di Ferrari, io penso che parlasse per sé più che per la squadra, perché io non la vedo la squadra, insomma io non ho segnali di questa squadra, di una squadra che abbia voglia di... Cioè la vedo, posso dirti, svogliata, ripeto quello che ho detto settimana scorsa. Non hai detto che fa ci una sia vetrina. Una compattezza di spogliatoio. Ma secondo me un giocatore quando poi entra in campo poi si dimentica anche, pensa a giocare, cioè non pensa alle menate dello spogliatoio. Però io penso che un giocatore deve mettere la gamba. Cioè la gamba, perdi la palla, la vai a riprendere. Non perdi la palla e te ne vai. Perché il perdi la palla e te ne vai vuol dire prendere un po' in giro, cioè non combattere. Non... Avremmo una squadra di zoppi se avessero messo la gamba tutti quanti. Vabbè. Intendo dire che un giocatore per me, che come Pompetti è molto forte, Clemenza, è un giocatore che non ce l'ha il fatto che quando perde il pallone gli corre dietro, cerca. Cioè quella squadra non dà quel senso di voglia di vincere, quella. No, al di là della compattezza, quel modo di... Vabbè. Toto? No, volevo ricordare un episodio storico, ovviamente. Anche c'è un po' di... La memoria storica è Toto, quindi. No, l'anno della seconda promozione, te la ricordi, quella con Angelillo. Sì. Praticamente... Era, andiamo al 1979. 78-79. Esatto. E praticamente Pescara perse a San Benedetto, la partita praticamente era fuori a due giornate dalla fine, era fuori... Lì successe che la squadra... Mancavano due partite, arrivò poi agli spareggi, ma che successe? Angelillo era, nella gestione era molto simile a Otteri, nel senso che era a volte cervellotico, io lo stimavo come persona,
Però in quella fase praticamente ci fu un'autogestione, esattamente, cioè c'era un gruppo solido, ma c'erano i leader, esattamente. No, ti voglio dire, una delle possibilità potrebbe essere quella che magari in questo momento nel gruppo vengano fuori questi mancati leader. Comunque ci sono, e quali potrebbero essere? Ma non ci sono. Tipo De Risio, tipo Drudi, tipo questi, anche lo stesso Ferrari, voglio dire, potrebbe essere anche questa una chiave. Allora Angelino finì il campionato, e anche se squalificato ci andava la trasa in panchina, però Pescara vince il campionato, insomma, grazie. Però posso dire una cosa, Zucchino, Nobili, ma tu hai citato dei giocatori. Sì, ma ti sto dicendo. Questi sono. Ma non, questi lui sono, ha detto, dai, non li conosci. Questi, dai. No, non li conosco, però li vedo, ma come giocano, so, ma dai. Li vedo alla partita. Dai, certo. Ma quando mai hai visto un allenamento? Che ne sai che cavolo fanno questi? Non lo so. Francesco, come fai a conoscere un giocatore? No, quello che diceva Totò, sì, quelli erano, intanto era un altro periodo, erano altri giocatori, come dicevo lui. Prima il rapporto con il giocatore, c'era la quotidianità, lui ci abbiamo qualche anno più di Riccardo, con i giocatori ci parlavi anche fuori del campo, ti ci incontravi, magari alla fine della stagione non ci avevi preso mai un caffè insieme, però c'era quasi un rapporto confidenziale, perché l'interesse era comune. Positivo, e quindi eri in grado di... Dall'altro, no. Ma io sinceramente ho saputo adesso che gli allenamenti erano porte chiuse, cioè mi sembra un po' una cosa... Non tutti i giorni, credo. Non tutti i giorni, però il rapporto che ci deve essere tra giocatore e tifoso ci deve stare, deve essere, almeno quando giocavo io, il rapporto con i tifosi è sempre stato... Anche il confronto, no? Il confronto c'è stato anche a muso duro, certo. Però c'è sempre stato rispetto nei confronti... Ma ti dirò, anche con i giornalisti. Però posso dire che qua la colpa... Il giornalista la viveva tutta la settimana, capisci? Sì, quello sì. Cioè, qua la colpa è della società, che da quando gestione Sebastiani ha sempre impedito molto il rapporto tra giornali e squadra, questo è sempre stato queste così. Sono delle nuove norme nazionali, non è che no, io dico no, altre piazze, io altre dico piazze. Che una conferenza stampa dove vanno tutti, non vedo problema. Tanto il rapporto squadra tifosi, questo non è bello, perché lo stesso giocatore non si sente magari importante o no, ecco, quello sì, magari un'unione di queste cose poteva portare a risultati migliori. Come poteva entrare, poteva fare interviste con chi voleva, anzi le assillavamo. Troppo allora, bello prima. No, però il giocatore si sentiva magari anche più giocatore. Certo. Si sentiva anche Vabbè, comunque più... cambiamo allenatore e vediamo che succede. Chi è che ha detto Otero irrazionale? Io Pietro. Calcolatore, molto calcolatore, cervellotico, mi è piaciuto il termine. Ma razionale e cervellotico non è uguale. Sì, ma è iper, infatti è iper razionale, cervellotico. Cosa comunque, succederà al di là, ultimo giro? Ecco, bravo, al di là, concludo. Secondo le vostre previsioni, resta, non resta? No, secondo me va via. Stanno scegliendo in questione l'allenatore. Secondo te? Nuovo allenatore. Molto velocemente, quello che ho detto prima. Anche è l'unica cosa che puoi fare per provare a cambiare il trend. Ossia, è vero cambi che l'allenatore. Di solito si fa il lunedì, però... No. Vabbè, va bene pure il martedì, mo, che problemi ci sono? Con il sabato, non è questo. No, appunto. Secondo me rimane per la prossima. Io finché allora, No. Io finché non vedo non ci credo, visto quindi i precedenti. Non credi al cambio? No, non credo a questa possibilità, a questa capacità. Quindi non credi all'esonero? No, non è diverso, posso dire le cose. Non credo che ci sia questa chiarezza nel voler fare questo cambio, insomma. Ah, la volontà. Quindi di non viene esonerato. Non lo so, dipende da come. Non lo so, secondo me certo, no, non ci, se non lo vedo non ci credo. No, io ti ho detto che mi auguro che ci sia il cambio. Perché tra l'altro già il fatto che stanno riflettendo è un qualcosa di diverso, è una situazione diversa da quella di fino a 10 giorni fa, che Sebastiani e Matteassi dicevano fiducia in Auteri. Anche grazie all'ausilio di tanto lavoro durante la giornata. Andrea, sarà un'altra giornata, quella di domani, abbastanza turbolenta. Pensiamo che domani sia la giornata decisiva, o si va avanti con Auteri oppure si prenderà la decisione dell'esonero e si conoscerà. Non parlare adesso di ultima spiaggia con il Grosseto, se resta. Qual ultima spiaggia? È finita la spiaggia. Ma la spiaggia è appunto, ci stanno i sassi ormai.
Allora chiudiamo con i parziali. Quanto manca a Milano? Allora, a San Siro siamo all'84esimo, sempre 0-0, però ci sarà un recupero molto lungo perché il gioco è rimasto fermo per diversi minuti, uno scontro tra Medel e Ibrahimovic, quindi si paventa un recupero molto lungo. Chiede se il Bologna ha avuto occasioni. Secondo tempo Milano all'attacco ma in maniera confusionaria, Bologna che ha badato a difendersi ma lo sta facendo con discreto ordine. Andrea, sembra che hai visto solo la partita, invece hai avuto anche altro da fare, quindi qualcosa ti sarà sfuggito. Ci sdoppiamo poi. Due occhi, un occhio alla partita e un occhio ai social. Paolo, chiudiamo con te perché intanto ci ha fatto piacere riavere un atleta che ha avuto intanto un grosso senso di appartenenza, perché quando indossava quella maglia la difendeva a denti stretti, e d'altronde la scelta di vita è stata quella di continuare a restare qui a Pescara, zona limitrofa, Francavilla. Chi ha scelto, tu o tua moglie? Sempre la signora, sempre la signora. In casa non comandiamo mai noi, perché... però alla fine no, è stata una scelta di vita, una scelta di vita sicuramente importante, però molto bella, ecco, quello sì. Io ormai sono 25 anni che sono qua, perciò quanto? 25 anni. 20 anni che ho smesso, prima si parlava, ma non ci credeva nessuno, eppure no, sono già passati 20 anni. A volo, che ne pensi tu della costruzione dal basso del portiere che deve impostare la bella? Ma lo sto dicendo prima, ieri leggevo giusto ieri un trafiletto di Barthez, portiere della Francia, che abbiamo battuto ai mondiali, che diceva: non riesco a capire come mai oggi i portieri sono tutti alti, grandi, si spostano tutti laterali, non si tuffano più e devono essere bravi con i piedi. Non devi essere più bravo con i piedi, forse, con le mani. Il problema è che ormai si sviluppa un gioco così e poi anche il portiere viene chiamato in casa, sicuramente deve essere capace anche con i piedi, però importante che pari. Intanto non bloccano. C'è stata un'evoluzione importante a livello fisico che magari può portare al portiere. Ma il fatto che non bloccano più la palla? Ma questo dipende anche molto dai palloni di adesso. Beh, sono più leggeri. Il pallone di adesso è molto più difficile da bloccare, molto più difficile da tenere. Piccolo. È un po' più piccolo, viaggia con una velocità maggiore, anche perché i giocatori prima eravamo alti 1,80, eravamo già alti, ora sono alti 2 metri con dei muscoli più grossi e calciano più forte, la palla arriva più forte, per il portiere è sempre più difficile bloccarla, e infatti anche tutte le nuove metodologie di allenamento e tutto portano molto a lavorare più che altro sulla deviazione che non tanto sulla presa, certo. Ecco, quello sì, anche perché non ce l'ha più nessuna presa. Non tutti hanno la mia presa. Grazie a Paolo Bordoni, grazie per essere stato con noi, grazie a Pietro Literio per il suo contributo, grazie a Totò De Leonardis, a Francesco Di Francesco e Riccardo Crinco. Andrea, salve a tutti, ci vedremo lunedì prossimo. Assolutamente, grazie ancora, sì. Grazie a Loris Bennato alle telecamere, Maurizio De Guin in regia, ci vedremo lunedì prossimo sempre alle 21, grazie per averci scelto.